Buona giornata a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo episodio, il nono stavolta ragazzi, è giusto il numero 9 del Decopack. Ok ragazzi, oggi vi volevo dire subito una bella cosina. E madonna come sono messo strano. Io non riesco mai a guidare con quest'impostazione del cacchio, è brutto ragazzi, non ce la faccio. Questo è solo per parlare comunque. Ok, bando alle nostre ciancole. Mi metto qui così abbiamo una bella visuale, quasi un po' di tutto, anche della torcia. Spostiamoci un po'. No, da quell'altro lato, sì, ancora un pochettino. Ok, ok, va bene così. Mi fermo qua, ragazzi. Allora, purtroppo non si muovono le mie labbra, vedete? C'ho una lineetta nera, ma non parla. Però la voce c'è. Cosa volevo dirvi? C'è una novità. Una novità del pacchetto. Cioè, in che senso? Siccome sapete ci sono gli aggiornamenti delle mod, ho fatto aggiornamenti delle mod e mi è successo un problema gravissimo ragazzi, dell'applie e del materiale tutto. Allora fammi togliere sta cacchio di impostazione che non mi piace proprio. Eccoci qua. Oh sì, butta la palla, butta, riprendi la palla. Ok, allora vi apro qui, vi faccio vedere il mio inventario. E dentro questo inventario ragazzi, una volta c'avevo anche l'osmium. Se voi vedete ragazzi, l'osmium non c'è più ragazzi, non c'è più osmium e altri materiali che sinceramente non mi ricordo ragazzi cosa mancava. Allora il problema è stato qua, ho fatto l'aggiornamento di ste mod, ho riavviato il pacchetto e tutto. E classica schermata, voi aggiornare delle mod, ho aggiornato tutto. Quando rientro nel pacchetto non c'era più, sentitemi bene, l'infuser non c'era più, tutti i tubi che ci sono nei muri degli Universal Cable non c'erano più ragazzi, il Basic Energy della Meccanismo pure, il Basic Energy Cube non c'era più ragazzi, non c'erano i tubi questi qua Universal. Qui sotto ragazzi, vi dico subito, qui sotto non c'era più niente, questo non c'era, i tubi di corrente non c'erano, questo non c'era e neanche quest'altro ragazzi, il Fluid Transposer non c'era, era rimasto solamente questi tubi qua sono rimasti e l'Aquos. Questo era scomparso, tubi. Ah, guardate, ancora, è scomparsa pure la tank, non so se vedete, non c'è la tank. Qui avevo la tank, se guardate gli episodi precedenti c'era la tank dove ricaricavo il mio zaino. Lo zaino neanche c'è più ragazzi, non ho lo zaino. E non riesco a farmelo perché non ho l'osmium. Vedete, l'osmium, eccolo qua ragazzi. E la cosa bella, voi dite ok, l'hai perso, citiamolo. Andiamo, guardate, qui vi faccio vedere. Andiamo in cheat mode e guardate ragazzi, non va, guardate, vedete ragazzi, si è bloccato, si è buggata la partita, non va neanche più in cheat mode. Io adesso sono in cheat mode ragazzi, vi faccio vedere, cheat mode, sono in cheat mode e non riesco a cambiare altre impostazioni, non mi fa cambiare più una mazza e non mi fa prendere niente, vedete, mi dà solo i crafting, basta, non so cosa sia successo. Ok, lasciamo stare questo, passiamo su questo. Ho detto ce lo ricraftiamo, andiamo avanti. E sono andato in miniera di qua in giro. Ragazzi, non c'è più l'osmium. Non c'è osmium. Ho cercato da tutte le parti, non c'è osmium. Sono riuscito a trovare solamente dove sta? Questo qua. Anche il quarzo, ragazzi, anche il quarzo mi è scomparso, tutto il quarzo. Il quarzo e anche le palline che si fanno con come si chiamano cuocendo il nether quartz ci dà, vi faccio vedere la pallina, non mi ricordo come cacchio l'avevamo fatta un po' per fare l'applie, vedete, vi faccio vedere, eccola qua, questi, i silicon dell'applie ragazzi, pure questi mi sono spariti, mi era sparito pure la chiave qua per fare, come si chiama lì, l'applie, tutti i pezzi dell'applie. Comunque ragazzi, ho perso un bordello. Questo non c'era più, il magma ragazzi, non c'era più cacchio, qui non c'era più niente. Cioè c'erano solo le ceste con le cose dentro, però no. Qui sotto poi passano i fili di corrente, perché qui sotto ho messo altri tubi, volevo fare altre cose, però si è buggato tutto.
Qui vi faccio vedere che l'erbetta, vedete, è cresciuto tutto. Guardate il grano, ragazzi, carote, patate, guardate qui quanto canne da zucchero, è tutto da raccogliere, basta, pof, vedete? E l'ho raccolta, adesso la ripianto, avete visto? Abbiamo una farm infinita, bellissima, cioè infinita, una farm da in casa che occupa pochissimo spazio. E sono andato in giro, ragazzi, in tantissimi modi, guardare, cercare, credetemi ragazzi, non ho trovato modo per riparare sta partita. Qua ho fatto anche la tartaro. Comunque ragazzi, il problema è questo, questa partita è persa. Eh sì ragazzi, posso fare veramente ben poco, perché poi, poi mi ero dimenticato, non so se succede, all'improvviso mi crasha, puff, mi crasha la partita ragazzi, va in blocco, non lo so, questa partita ha un problema. Io ho visto una cosa, che quando si fanno gli aggiornamenti alle mod, le partite che uno ha già, diciamo, in corso, subiscono problemi. Mi è successo molto spesso, anche con provando altri pacchetti, e ragazzi purtroppo si bugga, e nei muri quando scavate trovate molto spesso e volentieri buchi, cioè dove una volta c'erano materiali e poi adesso non ci sono più sull'aggiornamento di mod. È un bordello incredibile. La nostra bella gallinella, dammi l'uovo. Oh, dammi l'uovo. Che gallina proprio, guarda, sei una gallina incino di merda, vaffanculo. Comunque mi sembra che dovrei essere in peaceful, perché sono andato, sì, infatti ero andato anche in giro a cercare, ragazzi, disperatamente l'osmium e non l'ho trovato, ragazzi, veramente non l'ho trovato, una sfiga incredibile. E niente, qua abbiamo il nostro bello zombie, i nostri bei trofei di slimes, le nostre enderpearl, ragazzi, sono tutte pronte, vedete. Mi dispiace veramente tanto, ma questa partita l'è persa, ragazzi, veramente l'è persa. Non ho più lo zaino, non posso neanche più volare, guardate. E non me lo posso ricraftare, perché mi chiede l'osmium. E io non ho osmium, non riesco a avere. L'unico osmium che ho, che ho trovato, mi è rimasto nelle ceste, dovrebbero essere 7, 8, ma polveri, se non erro. Se non erro. Se ci sono ancora, o sono scomparsi ancora. Sì, buonanotte. Vediamo se abbiamo. C'avevo un po' di osmio. Pure quello è scomparso. Ma non è possibile. Ma dai, veramente. Cioè, e l'osmio, ragazzi, nella. Come si chiama? Nel manipulation, vedete, non ci dà. È zero. Dovrei modificare i config. Quello non è un problema. Ma il problema è che non me lo posso citare. Cioè non me lo dà, non me lo fa prendere, ragazzi. Volendo prenderlo, dice ok, me lo prendo, e non me lo dà. Quindi a cercare non lo posso cercare. Dove cacchio prendo sto osmio? Mi sono provato a spostare in un altro bioma. Ho detto magari carica un bioma, carica di nuovo. Ragazzi, niente, niente, niente di niente. Ma veramente niente di niente. Cioè qua mi sono dovuto ricraftare tutto, ragazzi. Ho dovuto ricraftare, per fortuna che avevo la roba. Cioè siamo all'inizio, abbiamo appena cominciato, non è che avevo tanta roba, ma qui dentro adesso ho conteggiato bene o male quello che avevo, che non era tanto poco comunque, guardate, mangiare, la roba che avevamo, la farm lì già bella pronta, l'enderpearl qua pronte, il manipulator, tutti gli scaffali con tutta sta roba sopra che avevamo, ragazzi, cioè tutta roba che noi abbiamo fatto effettivamente, le pedane queste qua di ossidiana, perché l'abbiamo fatta l'ossidiana, abbiamo la lava, cioè c'è tanta roba, il bidone, ragazzi, per fare un bidone qua ci vuole ferro, è tanto ferro, quindi sono materiali che noi abbiamo cercato, abbiamo trovato, abbiamo costruito. Non mi andava di buttar via tutto. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto così, siccome che la partita ho appena cominciato, sono ancora all'inizio, veramente sono ancora all'inizio, abbiamo fatto veramente ben poco, infatti vedete abbiamo solo 4 macchine, niente di più ancora, non abbiamo fatto ancora nessun impianto, non abbiamo fatto ancora niente, ci siamo sistemati qua, vi ricordate la palude, 3 ore poi gli alberi, alla fine mi ero stufato e mi sono sistemato qua sotto, poi stiamo cominciando adesso, abbiamo perso penso 3-4 episodi solo a cercare un posto dove vivere, alla fine mi ero accampato qui e sono rimasto qui, come faccio sempre, ragazzi, sempre, non trovo mai il posto perfetto, vabbè.
Per non portarla sulle lunghe, io ho creato una nuova partita, ragazzi. Ho creato una nuova partita e effettivamente ho notato una cosa. Quando io ho creato questa partita, se voi andate a vedere il primo episodio, quando abbiamo creato la partita e siamo spawnati, no, in mano non ci ha dato, ragazzi, il libro della Railcraft, della Ray, della Rotary, non mi ricordo. Comunque il libro blu. E vediamo un po' se c'è qua. No, che cazzo scrive? Rotary. Eccolo qua, ragazzi, questo qua. Il libro della Rotary, che si fa così. Questo qui non ce l'ha dato all'inizio. Quando cominciate, se cominciate con la Tinker, ci dà il libretto della Tinker. Quando ci sono delle mod che prevedono il libro, e vi dà il libro all'inizio. A noi in questa partita non ce l'ha dato. Infatti, quando ho creato una nuova partita, puff, sono arrivato col libro. E già lì mi è arrivato il dubbio. Sono subito tornato indietro in questa partita per cercare il libro. Effettivamente io il libro non ce l'ho. E mi sono andato a riguardare le prime partite che ho fatto. Effettivamente il libro non c'era, ragazzi, non mi ha dato il libro. Quindi sta partita è partita buggata dall'inizio. Infatti avete visto la stranezza di un palude infinita, alberi infiniti, i biomi erano un po' strani. Effettivamente è strano. Creando una nuova partita sono andato pure lì un po' in giro subito a cercare un posto per come bene o male come questo, e non sono proprio riuscito a trovarlo, ragazzi. Effettivamente non è facile ritrovare un punto uguale a questo e creare una casa uguale, identica e precisa. Cioè, effettivamente vi dovete mettere lì a crearla voi da zero. Questa qui era una caverna e noi ci siamo appropriati della caverna con la casa sopra, vi ricordate? Quindi era un po' complicato. Poi intorno qua c'erano, cioè, pieno di alberi, ragazzi, qui fuori. E la pecora rosa, poi la pecora rosa, non lo so perché c'ho la pecora rosa. Dall'altro lato, ragazzi, non ho messo la pecora rosa. Effettivamente non l'ho messa, mi sono scordato la pecora rosa. Vabbè, la faremo, prima o poi la faremo una pecora rosa, non so che cazzo mi serve, vabbè. Comunque, e abbiamo sta casa a doppio piano, che ho fatto giusto per sfizio, però per il momento non l'avevamo ancora neanche utilizzato, stavamo vivendo sottoterra come dei topoloni. Vi ricordate all'inizio lavoravamo qui? E niente, allora, per non portarla sulle lunghe, qua è il nostro mega orto gigante con le nostre belle lampade. E vi ricordo che le lampade, ragazzi, si possono craftare con la... come cacchio si chiama? Dostai. Dove t'ho messo? Buona... No! Ma pure la glossone è sparita! Non ci credo, ma dai, non è possibile! Ah, eccola, sta qua. Sono rimasti 47, ragazzi, con la glowstone. No, perché mi stavo girando già i coglioni, perché che cacchio, mi sparisce la roba da sola. Ecco qua, fate questi qua, ragazzi. Qua ne sono avanzati 2, sono questi qua, anzi no, 10, ragazzi, ne sono ancora avanzati 10. E come si fanno questi? Con 2 di glowstone e 2 di bone meal. I bone meal, vi ricordate, qui abbiamo la farm di ossa sotto, abbiamo la farm di ossa, purtroppo, ragazzi, non l'ho potuto fare. Se mi ricapiterà di trovare un altro spawner, la rifaremo, però effettivamente non è semplice trovarlo, a meno che non ve lo create voi, sinceramente non mi va di citarlo e di crearlo proprio così. Dall'altro lato ho preso, naturalmente ho dovuto citare per prendermi un po' di cose, ragazzi, uguali a queste qua che avevo nelle ceste. Guarda quanta redstone, quanta roba che abbiamo qui dentro. A maggior parte ho preso quasi tutto, credo, non sono sicuro, mi sembra forse i rub questi qui non li ho presi, ma non sono sicuro. Dobbiamo andare a vedere, guarda quanta roba che ho, tutti questi materiali e tutta sta roba che io ho già caricato. Meno male mi sono fatto reso conto, ragazzi, non ho preso carta e penna a scrivermi il quantitativo, ho visto bene o male quello che c'era e ne ho preso un poco, giusto per iniziare. Qua mi tocca buttare via una partita e ho cercato di creare una casa quasi simile a questa, ragazzi, almeno con dentro ci sono le stesse cose, stessi macchinari, stessi scaffali, l'ho letto, il manipoleto, le stesse cose che abbiamo di qua io le ho riportate in quell'altra partita, solo che una partita a mio dire credo sia sana rispetto a questa che è nata già buggata dall'inizio. E in più, ragazzi, mi si blocca, credetemi, mi si blocca. Adesso non è successo ancora, però mi è successo molto, 2 volte, quando mettevo i macchinari, quando ho rimontato i macchinari, che poi strano, questo l'ha tolto e questi 3 no, questi 3 erano qui, ragazzi, non li ha tolti e ha tirato via solamente i cavi. Dietro i muri c'era il buco, mancavano i cavi, Universal Cable,
che non ci sono, cioè non c'erano, li ho dovuti rifare e non li ho potuti citare, ragazzi, perché per fortuna che avevo i materiali, perché non funziona il citto qui dentro, questa cretinata non funziona. Comunque, per non stare lì a perderci in chiacchiere, troppe chiacchiere, non vorrei stare a perderci, rimetto questi qui e questi di grosso li butto qui, poi non so, voglio vedere i diamanti, vedete, gli smeraldi, lo smeraldo naturalmente, ragazzi, nel manipolator, lo sapete, mettete dentro, vedete, sto cercando di comprarmi almeno il quarzo, perché non lo trovo, in giro non si trova, però avendo questo qui, almeno avendo i confi si può comprare, ma almeno averne uno, io non ce n'ho neanche più uno, avevo l'osmio in polvere, mi sembra che ne avevo 4, ne avevo visti che c'erano, adesso non ci sono più, neanche più quelli, sono spariti pure quelli, si è buggato tutto, cioè è senza un materiale, ragazzi, effettivamente si blocca tutto, perché non potete più andare avanti, vuoi o non vuoi, non puoi andare avanti. Allora, io vorrei dare un saluto a questa casa, credo che sia l'ultima volta che la vedete, perché poi ripartiamo dall'altro lato, ragazzi, mi dispiace, ma veramente, dall'altra casa non ho cominciato ancora la miniera per andare sotto, vabbè, la rifaremo poi dopo. Cosa volevo dirvi? Sì, bene, bene. Ho provato, vi voglio proprio per farvi la conferma, ho messo la tartaruga, ragazzi, ho messo la tartaruga, l'ho messa qui sotto. Mazza, che casino. Qua sotto ho messo sta tartaruga. Ecco qua, dovrebbe starci qualcuno, no? Cioè, non lo so. Comunque, ho messo la tartaruga e non so se vedete, ha scavato una cosa immensa. A un certo punto si sarà buggata, penso, 4 volte la tartaruga, ragazzi. Non scavava più. Si fermava, era piena, dovevo staccarla, dovevo ricaricarla. Comunque mi sono stufato. Ho detto, basta, non si può giocare. È una partita buggata. È tutto buggato, ragazzi. Cioè, è assurdo. È una cosa brutta, perché uno effettivamente vuole giocare e qui non puoi giocare. Mi dà fastidio, quindi io preferisco a malincuore, almeno faccio una partita giusta, quindi mollo questa qui. Alla fine, ragazzi, non ho mollato niente, sì, abbiamo mollato il biomi, quello che c'è fuori, effettivamente, sì, quello è vero, però la casa, i materiali, le macchine, bene o male l'arredamento, quello che avevo qui l'ho portato pari pari dall'altra, aggiungendo qualcosina, però vorrei ricordarvi che io qui, perché vi voglio far vedere, in questa casa, il piano di sotto, ve lo ricordate bene, avevamo un casino di marmo, questo è tutto marmo che ho messo io qui sotto, volevo fare la camera di marmo, quindi è tanto marmo. Io dell'altra partita non ho creato questa camera bianca di marmo, ma ne ho creata un'altra, cioè ho lavorato sempre con il marmo bianco, però, per dire, non ho preso cose in più, meno male sono le cose che avevamo già. Ok, io vado dall'altra partita, ragazzi, chiudiamo questa qui, vi faccio vedere e salutiamo, ciao ciao, e prendiamo la nuova partita. Eccola, questa è quella vecchia che avevo creato, ragazzi, e qua è quella nuova, vi faccio vedere e andiamo in questa nuova. Naturalmente in questa ecco qua, questa è la casa che ho fatto sempre uguale, ho messo 3 lampade, una casa tutta in legno, ho messo le plaid di ossidiana. Naturalmente, vedete qui, ragazzi, qua funziona il cheat, ancora attivo, che avevo preso le cose, e se io adesso vado a disattivare, vedete, cheat mode, recipt, guardate, ecco qua, si è tolto, e questa qui mi funziona naturalmente come la NES normale, senza che rompe coglioni come l'altra. Allora, abbiamo i 3 zainetti, ho tolto quello nero che avevo, nero l'ho messo verde, mi sono tolto il tricolore, va bene così. E abbiamo le nostre asce, cose di ferro, il piccolo in pietra, il nostro wasabi instancabile sempre dietro, la nostra spada come prima, il jetpack adesso qua ce l'ho, e scarpettine. Ok, ragazzi, vado fuori, vi faccio vedere fuori cosa abbiamo fatto. Allora, prima di tutto vi faccio vedere, mi appoggio qui sopra così siamo più tranquilli, qui nessuno ci dovrebbe infastidire. Ecco qua, allora, quella è la casetta, ragazzi, è la casetta bene o male simile all'altra che avevo creato, però siamo lì, è una casetta piccolina molto rudere in legno, con il recinto fuori e le plaid davanti ho messo di ossidiana. Qui ho riportato qua abbiamo, siamo pieni sempre di wasabi, vedete, qui ho riportato 2 pecore, 2 maiali e le 2 mucche che avevamo nell'altra partita, solamente che la mucca rosa, io non ho messo 2 bianche, va bene, lo stesso, ragazzi, mi sono recintato con il muro in altezza in modo che i mob non possono entrare,
meno spero, meno che ho messo un po' di torce in giro, ragazzi, così non spawnano. E in più, guardate qui, guardate qui, questo è il piano, vi faccio vedere sotto. Allora, vi dico la sincera verità, questo buco, ragazzi, già c'era. Ecco perché mi sono fatto la casa qui, perché se vi vedete è un posto di merda. È veramente un posto di merda per fare la casa, vabbè, però magari dopo ci faremo un porticciolo, non so neanche se da là si esce, non ho ancora esplorato, vi dico la verità. E boh, vi faccio vedere dopo lì. Qui ho fatto una bellissima... Ah, qui si va sottoterra, c'è un buco, naturalmente era già naturale, io non l'ho neanche toccato, però da qui non possono entrare. In tutto intorno, vedete, c'è il recinto, nessuno, non possono entrare nessuno. E questa è la torre, ragazzi. Ho messo due pistoni con la leva da fare tipo la porta. Quando si entra, per stare tranquilli, si chiudono i pistoni, i mob non possono entrare. Per salire basta spingere e attaccarvi al muro e c'è la scala, vedete come sale? C'è la scala chiocciola, la scala chiocciola, e ci porta sopra, ragazzi. Eccoci qua, siamo sulla torre con il nostro bel archetto, pom pom pom, la notte, se qualcuno ci dà fastidio lo infrecciamo. Niente di così sgravel. Allora, vi faccio vedere la casa sotto. Come vi dicevo, questo è il bioma, non l'ho ancora esplorato. Ah, lì c'è il villaggio. Nei waypoint c'ho i due villaggi, come avevamo dall'altro lato. Mi sembra è la palude che ho trovato un po' nell'esplorazione. Però adesso non me lo ricordo bene bene, perché sono rimasto molto tempo a preparare la casa, a chiudermi qua per iniziare la nuova partita. Per fortuna, ragazzi, che avevo due o tre partite avanti registrate. La cosa mi è successa quando avevo pubblicato il, mi sembra, il sesto video. Avevo registrato fino al settimo, avevo registrato l'ottavo, non me lo ricordo adesso quante ne avevo, e niente, e poi mi sono dovuto dar da fare perché ho provato, ho riprovato, ma quella partita, ragazzi, credetemi, è veramente andata. Qui si esce fuori, diciamo, un balconcino che poi è chiuso dalle fence, però noi, avendo lo zaino, non ci sono barriere, quindi possiamo andare dove vogliamolo. Qui sotto ho messo le lampade, come avevamo dall'altro lato, le ho messe qui un po' dappertutto, avendo preso un po' di come si chiama lì, di glowstones, tanto ne bastavano solo due. E guardate qui, ragazzi, qui era aperto, io ci ho messo su il vetro, e qui guardate, lì ho messo il portale del Nether, bellissimo. Questo qui, ragazzi, è il marmo della Cise, che se lo mettete dentro a bloccare alla chiavetta della Cise, ragazzi, potete fare tutte queste belle decorazioni. Sono veramente fighe, ma fighe, 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 fighe. Infatti questa qua ho messo anche le torce, e qui ho ripreso i blocchi di cobblestone, quel sempre della Cise, vedete? Quando ne è scritto. Qui vengono fuori i nomi, vedete, Cisel, Marbapil, tutti i marbo, il marbo, questo è marble, è marbo, questo è il vetro, sempre della Extra Utility, ragazzi, è il Tinker, come è uguale a quello del vetro, il glass della Tinker, è quasi uguale, sì. Non avendo la Tinker, però abbiamo il vetro lo stesso, ce lo mette l'Extra Utilities. Qui naturalmente ho messo delle belle torce, e qui guardate, ragazzi, pure qua tutto marmo, e mi sono fermato qui con il marmo. Qui ho messo tutte, ancora devono crescere le perle, ragazzi, le Ender perle, ne dovrebbero essere giusto e giusto uguale, perché ne avevamo in quell'altra casa 4 a terra, poi ne avevamo 2 sopra e sono 6, 7 di boccioli qua, come si chiama, di semi ne avevo nella cesta, sono 13, qui mi sembra 12, una cosa del genere, vanno bene lo stesso, non me ne frega niente, andiamo avanti. Questi qua, ragazzi, li ho messi, non li avevo, ma li ho messi perché mentre costruivo sono venuto a rompermi i coglioni, e sinceramente, ragazzi, me le hanno droppate e me le tengo perché sono carine e sfiziose. Qui invece, ragazzi, guardate cosa ho combinato qui, qua deve ancora crescere, ho fatto la stessa farm come l'avevamo di là, vedete, ragazzi, e vi ricordate, nella cesta avevamo i semi di melone e di zucca che non avevo avuto il tempo di piantare, ragazzi, purtroppo ho fatto un mezzo orto, si è bloccata tutta la partita subito, e quindi c'è poco da fare. Quindi volevo dirvi nient'altro. Qua l'orticello con le canne da zucchero, qui non lo so ancora cosa piantare, poi ci vedremo, le ho messo le lampade, qui niente, ho messo i semi che avanzano con l'ascio, come si chiama quella, la zappa in bronzo, perché ricordatevi, ci vuole la zappa in bronzo, se no non funziona, non zappa. Qua sta crescendo tutto, ragazzi. Guardate le zucche, abbiamo una bella farm in casa, ragazzi, non so se vi rendete conto quanto spazio c'è qui.
cioè fuori dovrebbe essere una distesa immensa di sta roba, e l'abbiamo in casa sottoterra in 1, 2, 3, 4 e 4, 8 blocchi, di cui 8, togliamone 3, anzi 1, 2 e 3, sì, togliamone 3, sono 5 blocchi in tutto. Porca miseria, poco spazio. Ok, senza badare alle ciancole. Qui ho fatto la stessa cosa come avevamo dall'altra casa, ragazzi, vedete, ecco qua la tank, se vi ricordate, la macchina, quella che fa la corrente, qua abbiamo il fluid transposer, l'acquos e i tubi, però ragazzi ho messo questi qua, sì, ho messo questi qua, non me ne vogliate, ho messo questi altri, visto che mi hanno rotto i coglioni, mi sono dovuto rifare tutto da capo. Eccola qua, questa è la camera dove ho messo dentro tutta la roba, ragazzi. Vero, ma non posso fare una casa uguale, non mi viene. Qui sotto ho messo le lampade, vi ricordate, ne avevamo già 10 pronte, quindi sono tutte quante qua. La gallina l'ho portata, e di là c'erano i slime e lo zombie, mi sembrano messi, dove stanno? I slime sono sopra e lo zombie sta qua, vabbè. Il manipolator sta qua, il letto qua, il nostro basic energy, la fornace, il pulverizer, l'induce smelt e il, ma come cacchio si chiama, l'infuser, questo qua che mi era sparito, l'ho dovuto rimettere, vabbè, l'ho messo di qua. Qui c'è la nostra bella l'Ignazio che ci fa la nostra bella cobblestone. La cobblestone, ragazzi, vedete, sta qui. E qui dentro ho messo tutti gli scarti, le palline, quando ne ha fatte, mettendo tutti gli scarti dei lavori che ho fatto qui dentro, ragazzi. Qui c'è la tartar che avevo preso prima, l'ho messa a lavorare, io ho fatto fare un buco gigantissimo, poi ve lo farò vedere. Qui ho dei libri, eccolo qua, ragazzi, questo è il libro che vi dicevo. Questo libro qua, ragazzi, questo qui è quello lì che mi ha dato all'inizio, che a noi nell'altra partita non c'è. Vieni qua, eccolo qua. Questo qui, ragazzi, vedete? Dove ci dà tutte le indicazioni delle macchine, i consigli, come si costruiscono, i crafting e tutte quelle cose là. Cosa che nell'altra partita non c'è andata. Non c'è andata proprio, ragazzi. Io lo metto di nuovo a posto perché per il momento non mi serve. Questo è il cacciavite della Cisel. Questa è la batteria, questa è quella della Lite Block, ragazzi, il bastoncino della Lite. Queste sono le due tank di lava che avevamo prima, le ho appoggiate qua sopra perché fanno luce, giusto perché non sapevo dove cacchio mettere. La camera è quadrata, l'altra era un po' più strana come forma, era più carina sinceramente. Però ragazzi, a malincuore, non so cosa fare sinceramente, se devo giocare e avere una partita buggata, bloccata, che magari più avanti diventa peggio, ho preferito troncare subito, visto che in Minecraft con l'esperienza di blocchi di partite, cagate varie, ne c'è nessuna raffica. Ok, allora io vorrei chiudere qui, era un video per ricordarvi bene o male che ho cambiato casa, purtroppo mi sono dovuto trasferire più che casa in partita, cambio proprio partita, perché almeno qui, ragazzi, i materiali ci sono, ho fatto un giro nelle miniere, ci sono. Ah, qui ho fatto il portale, ho fatto la stessa cosa come nell'altra partita, non ci siamo ancora andati insieme perché sono andato a prendere la glowstone, però vi dico, ho fatto il portale e l'ho messo in sicurezza. Io ho fatto una casa intorno con la stone, mi sembra, perché naturalmente la sfiga, mi sono spawnato un'altra volta in mezzo a mezzo, cioè sopra sono tutto aperto, mezzo a niente, mezzo alla lava e il netherrack che gironzola. Quindi, per non portarvela sulle lunghe, io vi saluterei qui con la nuova visuale, vediamola, eccola qua, con lo zaino, finalmente ce l'ho lo zainetto dietro, ragazzi, vado avanti, sì. Vedete la nostra bella nuova casa, ci potremo fare un giro, vedete ogni tanto, guardatela com'è carina. Ok, io vi saluto qui, eccola qua, così, sì, così mi piace, ci facciamo pure uno screenshot. Toc! Lo usiamo direttamente come immagine, ragazzi, va bene? Lo usiamo come immagine, come sfondo di questa partita, così ve lo ricordate, che c'eravate anche voi quando l'ho fatta. Un abbraccio e un saluto a tutti, ragazzi, se avete commenti, io la partita per il momento ce l'ho ancora lì, non l'ho ancora buttata, se voi volete che io continui con quella, vado avanti con quella, se volete che vada avanti con questa, io sinceramente preferisco andare avanti con questa,
Per il momento io continuerò a registrare da questa, per il momento. Se però voi mi dite che volete con quella, mi fermo con questa e torno da quella, tanto alla fine non cambia niente. E sono tutte e due allo stesso livello, abbiamo tutte e due gli stessi materiali, le stesse macchine, nelle ceste e lì dentro c'è sempre tutto quello che c'era dall'altra. La differenza è l'impostazione dove siamo, e in più c'è questa, come dire, questa camera qui centrale, che era un buco già bello esistente, non l'ho creato io il buco, vedete sopra, io ho solamente, come dire, ridefinito, ridefinito, buonanotte, mi si è attaccata la lingua ragazzi, scusatevi, va bene, va, dalle cosciole qua sotto, gli occhialini, va anche di notte perché c'è il sole ragazzi, qua c'è il sole, un bacione a tutti e voi, ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio, si è attaccata di nuovo la lingua. Ciao a tutti da Deco77. Ciao 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 ciao.